Ciao a tutti e bentornati a This War of Mine. Questo 30° giorno. Abbiamo appena fatto un baratto abbastanza interessante, se non ricordo male. Però questa parte di Zlada che non si sentiva molto bene, non me la ricordavo. Quindi può essere che è stata aggiunta dalla randomizzazione, quella. Queta era sopraffatta dal dolore e non riusciva a dormire, perciò Bruno ha cercato di consolarla. Bruno! Regà, questo c'è, è un evento più unico che raro. Allora, un secondo. Marco se ne può andare tranquillamente a dormire. Ha fame e molto stanca, a sto punto ti mando a dormire. Tu, no, aspetta. Sì, aspetta, tu. Leggermente malata. A sto punto però abbiamo finito, per farsi scambi abbiamo finito le medicine. Forse ho fatto un errore. Però, te prendi questo. Poi, adesso che abbiamo preso tutte queste componenti, no? 35. Temo che non ci bastino ancora. Temo che non ci bastino. Però vediamo cosa possiamo fare. Se non possiamo fare l'upgrade qua, quantomeno dovremmo poter fare l'upgrade alla stufa. Qui, no, infatti, ci mancava roba. Però ce ne mancano solamente 5. Vediamo un po' la stufa quanto chiede. Che altro per salvare acqua sarebbe buono. Penso che sul lungo termine, se dobbiamo stare altre 2 settimane qua a conservare sull'acqua, ci convenga anche dal punto di vista dei componenti a questo punto. Poi ci possiamo prendere le 3 bocce d'alcol, che potrebbero essere buone se mai ci venisse data l'occasione di fare uno scambio. Però a questo punto il garage non sarebbe utilizzabile, perché adesso ci servirebbero medicine, perché qui la gente ci diventa continuamente malata. Ma intanto raccattiamo qui la situazione. Perfetto. E possiamo fare nient'altro? Possiamo mettere un altro po' di legnetto nella stufa. Qui possiamo... non abbiamo... abbiamo preso 2 filtri, aspetta, buoni tutti. Questi 2 filtri li metterei subito all'opera. Poi dare una veloce occhiata alla radio. E poi sarebbe sperare che qualcuno si alzi e far riposare Zlada. C'è qualcuno alla porta. Oh, buoni che è il mercante. Buoni tutti, è il mercante. Aspetta che mo ti vengo a starnuti in faccia, così ti ammali pure tu. Che infame. Stavamo parlando proprio di lei. Ci servirebbe qualche medicina. Che non ha. Che non ha. E ciò è male. Allora, per 3 bocce d'alcol, quanta roba ci potresti dare? Va bene, affare fatto non mi piace. Non basta riprova. Non mi piaceva moltissimo neanche quello, ma... Aspetta, sì, generoso, o dici tu? Mazza, quanto fa pagare il legno? Non basta. C'è qualcosa che possiamo prendere? No. Figurate. Qualcosa che ti posso ridare tipo subito dopo? Mazza, manco una sigaretta! Stavamo proprio al pelo, stavamo, ho capito. E niente. Affare fatto, ma non te ne andare. Perché io potrei offrirti ancora qualcosa di interessante. Tipo questi bellissimi 3 proiettili. Questo altro alcol. E in cambio vorrei altro legno. Altri... Allora, un po' meno legno a questo punto, perché già ce ne avevamo noi di legno. Non so quanto ce ne avevamo, non basta di ora. Aspetta, fammi un attimo svuotare qui la situazione. Vedremo cosa ti possiamo aggiungere. Ti potremmo aggiungere... Vedi, già qui siamo su va bene affare fatto, quindi magari questi ci possiamo riprendere. Se ci riprendiamo l'alcol e ci togliamo un po' di roba... Che l'acqua pure ci serve a livelli improbabili.
e rimani qua, buono. Tanto ti posso dare tutto il tabacco di sto mondo, i polvere da sparo. Ora abbiamo 27 acqua, che non è male. 3 combustibile, 28 legno, che era un po' poco. Qui dobbiamo prendere almeno altri 3 e lui non ce l'ha. Sì, ce l'ha. Offerta impressionante, ottimo. Il tabacco gli piaceva un sacco. Aspetta, dacci un filtro. Due filtri. E sigarette? Sigarette non te le posso prendere perché ci sta l'acqua. Un po' di sigarette. Non basta, riprova. Affare fatto. A voglia. Aspetta. Fermate tutti. Se ti do le sigarette. Ti do il caffè. Ti do una carne. Ti do un alcol, riprendimi i due grimaldelli, l'acqua, il proiettile. Già te sto da troppa roba, quindi la carne ma riprendo. Mo non basta. Mazza che infame. Un grimaldello in meno. Generoso. Ah, quindi lo fai valere parecchio il grimaldello. Legno. Un po' di sigarette. Un po' di sigarette. Affare fatto. Quindi scusami tanto, ma se invece te fa sta cosa, te mando indietro la sigaretta, facciamo prima. Se no siamo proprio stupidi. Tipo, guardi, sì, ho anche 50 centesimi. Sì, ok, il resto è 50 centesimi. Idiota. E affare fiato. Sì, c'è nient'altro? No. Affare fatto. Allora, se lei vuole un attimo. Abbiamo qui Bruno che ha fame. Lo mandiamo. No, prima che a cucinare lo mandiamo un attimo qua. Tanto Zlata la mandiamo a riposare, va. Adesso con il caro Bruno che abbiamo preso un bel po' d'acqua. 9, 10, 11, 12, per cui poi non ci basterebbe. Ah, ne usa 3, aspetta, quindi possiamo fare. Penso se ce lo potessimo permettere di fare un combustibile. Tu sei triste, poverino, intanto va a chiudere la porta, ma non lo manda via quello. E qui facciamo 4 moonshine. Ottimo, ottimo. Qui possiamo fare fino, vedi, abbiamo 12 pasti garantiti, ovviamente, col fatto che abbiamo messo le verdure. Non se ne vada, buon uomo, tutto perché Marco è un idiota. Arrivederci. Vediamo di fare l'upgrade qua. Ce li dovremmo fare adesso. No, abbiamo finito qui. Ce l'aveva lui? Non mi ricordo se ce l'aveva. Mamma mia, quanto sto rosicando. Comunque, se no, potremmo fare un'altra trappola. No, non ce l'aveva. Perché lì potremmo iniziare a farci proiettili sicuramente. Però va bene, è stato molto sfortunato come evento. Andiamo a vedere un po' qua. Qualcuno stava bussando, sì. Noi possiamo fare. Cosa ci manca? Ci manca combustibile. Tanto usiamone. Facciamone 4, va. Cosa ci manca? Sempre. Ah, questo ci manca sempre. Mannaccia la puzzola. Grande amarezza, grande, grande amarezza. E allora no, allora no. Allora ci teniamo la roba. Dobbiamo solamente andare a trovare. Forse a questo punto non abbiamo trovato altre medicine, però. Allora. Te che ti ho fatto? T'avevo fatto cucinare? No, non t'avevo fatto fare combustibile. Perché t'avevo fatto fare combustibile? Manco mi ricordo. Per fare acqua o per fare cibo? Fare acqua, non lo so. Però adesso buon pochino della neve, produci. Ha fame, ha fame, ha fame. E lui è triste. A questo punto io vi farei mangiare domani.
Marco, Bruno. Bruno ha fame. Sì, sono tutti fame tranne Marco, che ieri era ben nutrito. Peggiora ogni giorno di più, sì, lo so. Allora, con questo 4 combustibile, per ora lo teniamo così. Ah, aspetta però. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo prendere. Non mi pare. No, guarda, sai che ti dico? Terminiamo il giorno e andiamo a fare un'altra battuta di baratto. Perché sono un codardo. Fai la guardia, fai la guardia e tu te ne dormi perché sei malata in cura. Ok. E torniamo ancora al garage. E però questo giro ci andiamo con un grimaldello perché ci potrebbe tornare utile. Sì. È un po' una infamata che ci potrebbe rendere un'altra volta depressi, però che ci volete fare? C'è carestia. Pure una sigaretta, tiè. Che tanto tre se l'è fumata. Ammazza, se l'è fumata la luce dalla luce, il Sor Bruno, mi sa. O me ne è rimasta solamente una. Bah, non ricordo. Rovistamos. Quindi io adesso, prima di andare da lui, vedrei cosa gli possiamo rubare. Arrivederci. Andiamo direttamente qua sotto. Tanto. Ehi tu, mi servirebbero delle medicine. Hai più o meno solo questa battuta. Ok, ora dobbiamo andare un po' più silenziosi però. Pippi pippi. Prima guardiamo. Ok. Sgrimaldelliamo il tutto. Ci servono medicine che vi abbiamo dato noi a voi, praticamente. A riguardiamo, non sia mai. No, ok. Piano. C'è un frigorifero e delle scatole. Una scatoletta di cibo ce la prendiamo, mi spiace, ma è troppo buona per lasciarla là. E guarda qua. Oddio, quanta roba. Non c'ho più spazi. Allora aspetta, in questo momento il legno è più interessante. E sta sigaretta la possiamo togliere per prendere un altro grimaldello che lo possiamo vendere. Se non so se è così stupido prendersi il grimaldello che gli abbiamo rubato, però. E a quanto pare il tabacco si vendeva per un botto, per cui ci prenderemmo questo. Per ora stiamo a posto così, molto vaghi. Non è successo niente. Non vi ho rubato altre medicine, però, hai visto? Tuo padre sta a posto. Che ipocrita. Mamma mia. Adesso vediamo se abbiamo anche la faccia tosta di andare là e mercanteggiare col tipo. Certo, questo è triste, ci torna un'altra volta depresso, guarda, eh. Salve. Ci mercanteggia. Allora, io adesso rivorrei indietro la medicina. La pala non credo ci serva. Queste ci potrebbero servire. Queste ce ne servono almeno 5. Noi 4 slot dovremmo cambiarci, giusto? Tipo solo con questo. Voglio vedere altro. E c'hai ragione pure tu. Non basta riprova, vuol dire che stiamo lì. Questo non te lo posso rivendere. Però ti posso dare il tabacco. Un po' di meno. Attenzione. E per ora fammi affare fatto. Poi cosa ti posso dare? L'ascia nostra è quasi rotta. Questa invece era bella sana. Parti d'arma non mi ricordo quante ne avevamo. Scatolette di cibo però te l'ho rubata, quindi una te la posso ridare. Magari per della verdura. Una sola verdura per una scatoletta di cibo. No, non mi piace. Possiamo prenderci altri componenti. E se te ne dessi un'altra ancora. Quanta roba ci dai di questo?
Tanto poi non potrei più tenerla, mi sa, sta roba. Va bene. Forse addirittura potrebbe valere la pena darci via l'altro cibo per prenderci altre. Posso metterci altre due di queste? Aspetta. Ti dessi ancora quest'altro cibo, ci potremmo prendere. Era due di queste. Ah, già stiamo su non basta riprova. Acqua. Così. Dai, affare fatto. Au revoir. Au revoir. Goodbye. Ora vediamo la depression che scende. Questa è tipo la parola più utilizzata in questo let's play, è depression. Sarebbe anche da sentire la radio per capire se aiuti, se si smuovono. E qui mi sa anche che dovremmo rintuzzare la stufa. Qualcuno ha fatto eruzione. Munizioni usate per scacciare l'insetto. Quindi abbiamo finito i proiettili praticamente. Allora, per quanto tempo possiamo continuare a derubare la gente in questo modo prima che ci becchino? È triste, ma non è depresso. Dai. Non mi sento di condannare Marco per la rapina del garage. Ho rifatto lo stesso. Lo so. Perché Marco l'ha fatto? Non c'era un altro modo? Sì, c'erano un sacco di altri modi, ma qui. Poveri padre e figlio, Marco non avrebbe dovuto rubarli. Ma poi scusami, ma perché Marco dovrebbe dirlo a tutti? Ma potrebbe far il vago. Allora, intanto oggi era il giorno che si mangiava, abbiamo detto, no? Cioè, abbiamo detto, ho deciso che se oggi si mangiava. E tu puoi ricaricarci un po' la stufa, però, perché sennò ci crepiamo dal freddo. Dobbiamo preparare qualcos'altro. E mo' li produciamo, tranquilla. Con calma. D5. Il limite mi sembra fosse 6. 6, ci serve del cibo? Sì, lo so, mo' con calma. Tu vai a raccattare questo. Tu sei stanca, hai fame. Sì, vabbè, intanto buttati a dormire, va. Allora, intanto prima vediamo se possiamo fare l'upgrade. Poi in base a quello adesso dovremmo poterlo fare l'upgrade. Qui abbiamo raccattato. No, scusami, a chi l'ho fatto fare? A chi gli ho detto? Non lo so. Ah, Kveta. Dove stava Kveta? Sta a dormire, non si è mossa. Perfetto. Fertilizzaci il tutto, grazie. Tu non te muove, fermate. Lo so che devi recuperare il sonno. Allora, oggi si mangia. Abbiamo tutto quello che ci serve, due combustibili solo per quattro pasti, due verdure, otto acqua soltanto, ok, mi piace. Poi, tu vai qua, tu vai fare, vabbè, intanto dormi, va? Ok, niente. Oh, possiamo fare l'upgrade. Producici l'upgrade. Marco, assittate. Tanto a te ti facciamo subito mangiare una cosettina. Mangi. E poi vorrei ricordarmi se potevamo fare qualcosa qui. Tu. Mo ti aspetta, eh. Ci manca zucchero. Ok, non abbiamo più zucchero. Perfetto. Ah, tu hai fame? Vai qua. Tu sei stanco e vai a dormire. Poi adesso vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare con tutto questo upgradato. Però, insomma, prima facciamo mangiare tutti. Tu hai fame e vai a mangiare. Tu hai fame, triste, stanco. Va bene. Tu vai qua e vediamo cos'è. Si è sbloccato di nuovo. Questo non si può tipo rimettere per prendersi delle componenti. Oh, possiamo fare i proiettili che ci serve una parte. Adesso un bossolo e della polvere da sparo. Quindi adesso noi sta roba ce la siamo data tutta via. Però adesso potremmo iniziare a conservarla. Anche perché non abbiamo più proiettili, ed è un problema perché non ci possiamo praticamente difendere senza proiettili, cioè dovremmo ricorrere alle asce, ai grimaldelli e cose così. Però abbiamo parecchie armi da mischia. Abbiamo anche parecchie cose in difesa, però. E in più, vedete, ci si è sbloccato anche il giubbotto antiproiettile e il giubbotto tattico qui chiamato, che però non abbiamo il materiale di base, cioè quello rovinato.
Invece possiamo iniziare a pensare a farci le sigarette? No, ci mancano due componenti e per questo ci mancano ancora ste parti. Va bene, annotato, annotato. Tu stai da paura, per cui puoi andartene semplicemente a sedette. Tu non hai ancora mangiato. Queta la mandiamo a dormire qua. A te mandiamo qua. Vorrei giusto vedere, io penso che debba essere per forza depresso per poterlo coccolare. Sì. E allora terminiamo il giorno? Sì, anche perché non penseremo particolari cose da scambiare. Oh, dovremmo essere tutti riposati. Allora, sul rovista ci andrà sempre il mitico Marco nella sua tristezza infinita. Poi fate tutti la guardia. Anche perché siamo stati appena razziati. Un mucchio di medicine. Potremmo barattare qualcosa per medicine? Chi si punta di giorno spesso commercia di notte, questi soldi hanno tanti oggetti e sono disposti a barattare, soprattutto in cambio di alcol e sigarette, ma fai attenzione, non si sa mai cosa aspettarsi da loro. Ok, diciamo che io al momento non ho. Qui ero scappato fra l'altro perché mi hanno subito, sono subito incazzati. E comunque non ho alcol o sigaretta al momento. Però potremmo andargli a rubare cose. Allora, potrei fare una cosa molto azzardata, che potrebbe portarci veramente alla depressione. Ma no, non ce l'ho, perché quello che volevo fare è mandare Kveta con un piede di porco e cercare di ammazzare quante più persone possibili. Ma sì, veramente non rientra molto nella mentalità dei personaggi. Un'antica villa in un quartiere ricco, dicono che alcuni disertori d'esercito abbiano scelta come nascondiglio, saranno pure conosciuti pericolosi e sospetti, ovviamente hanno una grande scorta di provviste, come razioni militari e di cibo in scatola. Comunque penso che ormai ci resti che andare in un posto pericoloso, qui abbiamo finito praticamente tutto. Qualche cibo, montagne di armi, qualche parte. Io sta cosa della casa bifamiliare che c'era ancora da derubare non me la ricordo. Però a sto punto sapete che dico? Vado qua e mi porto tutta quella roba per sfondare. Tipo, paio di seghetti, piede porco e nascia. E vediamo che c'era perché preferisco un attimo giocarmela sul sicuro. Lì dice non c'era pericolo. Speriamo. Ah, è sempre questo. Quindi c'era qualcosa che non avevo finito di... Già io, regà, faccio le cose e poi me ne scordo. Cos'è che non vi ho razziato? Ok, lì sono andati. Posso andare direttamente sopra? No. Allora, qui andate a prendere a pozzare al frigorifero. Vediamo che fanno. Lì stavo a nascondiglio, ma c'è anche qualcuno che... Aspettate. Ehi, vanno subito sgamato. Lì si è data. Io mi nasconderei un attimo. Se possibile vorrei evitare di ammazzarli. Per non scendere ancora più in depressione. Spero sia solo il vento. Credici? Sai che vi dico, ma a rischio, semmai corro, vedo che non hanno pistole, quindi non, dovrebbe essere difficile se volessi scappare che vengano a crearci problemi. Du legno, ce lo prendiamo. Voglio proprio andare all in. Ciao. Cosa stai cercando? Niente di che, tranquilla. Qui ho finito tutto. Dai, dai, che sto tutti intimoriti. Noi siamo dei bastardi che rubiamo. Mai Marco è diventato un razziatore professionista. Alcol e gioielli per il baratto. Lì le grate non ci servono perché tanto siamo già passati.
Medicine ci servivano, sì, sono diventato cattivissimo in questo gioco, mamma mia. Banditi, stanno tutti scappando, bravi, così mi piacete. Ma non vi sto facendo del male, vedi? Sto solo rubando qualsiasi cosa voi abbiate. Ormai lo faccio con una certa nonchalance, sono diventato veramente un bandito. 8 proiettili, sì, ci servivano, ci servivano. Ragazzi, è brutto rubare, eh? Un tempo, cioè, quando ho rubato i vecchi mi sono sentito veramente una merda, ma adesso non so perché, con questi, col fatto che prima hanno cercato di ammazzarmi, mi sento abbastanza giustificato. Mettiamola così. Ora, vedi che non ammazzate scendendo? Ok. Ah, lì però c'è sta il seghetto che adesso ce l'abbiamo. Quindi vediamo cosa ci sta qua sotto. Su. L'oggetto si è rotto, sì, lo so. Poi c'era anche un'altra cosa da tagliare là sopra, tipo. Oh, possiamo farci qualche proiettilino in più. Qui sono tutti i topi. Qui possiamo seghettare. Ta-ta-ta-ta. Vedi che c'è stava roba qua dentro. Chiaramente al costo di razzie, però. Ah! Cosa ci possiamo togliere? Queste sigarettine qua ce ne frega poco. Togliti. Per 9 zucchero. Possiamo fare altro alcol. E uno cibo ce lo possiamo prendere. E poi qua? Non c'è niente. Vabbè, apriamo questa porticina qua. E poi c'era forse qualcosa sopra? Non abbiamo. Ah, non ho contato il tetto qua. Vabbè, insomma, mo esageriamo. Però forse in realtà potrei andare a controllarlo. Ah, questa qua è venuta. Salve. Banditi, sì. Tranquilla, tranquilla. Insomma, tranquilla. Non è che ho dato modo di essere molto tranquilla. Qui ci stava il caffè. No, il caffè non ce ne frega niente. Andiamo a vedere qua sopra. E poi andare a vedere pure sopra. Sono le 2. Ok, ci abbiamo ancora tempo in realtà. Però tu banditi sei venuta fino a qua per. Cioè, lo sai che sto girando. Ah, aspetta, qui c'è stato qualcos'altro, non mi ricordo. O era tipo cianfrusaglie inutili e ci abbiamo pure rischiato di essere ammazzati. C'era cianfrusaglie inutili, quelli posso prendere il legno, ma al momento non abbiamo neanche gli slot per prenderci il legno. Anche se potrei pensare di prendere il combustibile e lasciare qualcos'altro dietro. Fammi un po' sfondare per sicurezza. E cioppede. Allora, cosa abbiamo noi che possiamo magari toglierci? Ci potremmo togliere una sigaretta per prendere 3 combustibile. No, il resto mi piace tutto. Allora, andiamo a vedere un attimo qua che c'era. Sono le 3:10, non abbiamo tutto questo tempo. I topi ci interessano. Su, adesso li vedi che non. Non ci dovrebbero essere problemi. Ah, ecco, banditi, aiuto. Sì, sto chiedendo aiuto, ce lo devi telegrafare, ce lo devi. Ciao. Sto salendo io se permetti, quindi non dovresti scappare di qua. Proprio di qua invece vuoi scappare. Vabbè. Scelta tua. Riscendi, brava. Solo spazzatura. Va bene. Corriamosene all'uscita. Ciao! Mamma mia, raga. Niente, Marco l'ho fatto diventare veramente. Boh, qualcosa di estraneo. Lui doveva essere un vigile del fuoco, ricordiamoci. Trentaduesimo giorno. La questione procede. Evitiamo così, giusto per non farci mancare nulla. Vedremo la depression che arriva. E Zlata, e continua a sentirsi poco bene, ma a sto giro ho preso le medicine. Tiè.
e vedremo quanto Zlatan riuscirà a ammalarsi nel prossimo episodio.